Dopo una breve tregua, il maltempo torna a farsi sentire. Allarme in Sicilia per esondazioni. Colpito anche il Veneto. Continua l'allerta in molte regioni d'Italia a causa del maltempo. Pioggia, allagamenti e frane non danno tregua. Preoccupa il livello del Po. Esondazioni anche in Sicilia, e il Veneto continua a essere vittima del maltempo. I governatori chiedono lo stato di emergenza, e Di Maio rassicura. Lo avranno, la sottosegretaria Castelli ha aggiunto. Sospenderemo gli obblighi fiscali. Fenomeni eccezionali che hanno provocato 13 vittime, a cui si sommano le 5 rinvenute nella giornata di venerdì 2 novembre 2018. Stava passeggiando con i familiari, quando è stata colpita in pieno da un fulmine che l'ha uccisa. La tragedia è avvenuta nel pomeriggio del 2 novembre, in località Nasca a Carloforte, nel sud-ovest della Sardegna. Una turista tedesca di 61 anni si trovava con il marito e il figlio in un percorso naturalistico. Improvvisamente un fulmine l'ha centrata, scaraventandola a terra. Immediata la richiesta di soccorsi e l'arrivo sul posto del 118 e dei carabinieri, ma per lei non c'è stato nulla da fare. A Ischia, inoltre, i pompieri sono riusciti a salvare un uomo rimasto bloccato in auto. Permane l'allerta meteo su parte del Veneto, e in altre 9 regioni del paese. Il bollettino della Protezione Civile segnala allerta rossa sui bacini montani e pedemontani del Veneto, allerta arancione su 9 regioni e gialla su gran parte del paese. Frana nel bellunese, diversi i paesi isolati. Anche in Sicilia la situazione meteo resta preoccupante. Con l'arrivo del primo weekend di novembre, il maltempo potrebbe estendersi nelle zone di Agrigento, Palermo e Trapani. Allarme maltempo in Sicilia. Dopo l'allerta arancione, la Protezione Civile ha diffuso un bollettino che conferma l'allerta meteo in tutta l'isola. Inoltre, è stato specificato allarme rosso nelle zone del Palermitano, del Trapanese, di Agrigento e provincia. Maltempo. Nelle aree sopraindicate le previsioni meteo risultano ancora peggiori e con delle intensità di vento e pioggia ancora più violente. Questo riguarda tutta l'area nord-occidentale dell'isola, sia per rischio idrico sia per rischio idrogeologico. Sono previsti rovesci e temporali sui settori occidentali e versanti meridionali, centrali della Sicilia, con quantitativi cumulati da elevati a molto elevati. Da sparse a diffuse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, sul resto della Sicilia. Intensità generalmente moderate, più rilevante sui versanti ionici della Sicilia nord-orientale. Si prospetta un inizio di fine settimana, con sabato 3 novembre, ad alta tensione dopo gli eventi drammatici del giorno prima, con fiumi esodati, strade interrotte, frane e disagi enormi nelle province di Palermo ed Agrigento.